Ci sentiamo di andare avanti perché abbiamo il consenso dei cittadini. Questo è il grido del sindacato COISP che tantissima gente questa mattina ha avvertito in piazza 20 Settembre, dove è stato allestito un banchetto per accogliere le firme contro la chiusura della Polfer di Sulmona e a favore del potenziamento dell'organico dalle 2 alle 6 unità lavorative. Le parole del capo della polizia, Franco Gabrielli, che ieri proprio a Sulmona ha spento tutte le speranze, non hanno fermato l'iniziativa del COISP che va per la sua strada. Noi ci sentiamo ad andare avanti perché abbiamo il consenso dei cittadini e degli amministratori locali e della politica, indipendentemente dagli schieramenti. Almeno siamo riusciti su questo tema a creare un sostegno bipartisan. Vorremmo dire al capo, se sentirà questa intervista, che purtroppo non è come dice lui, i poliziotti a loro richiesta non andranno al commissariato e questa volante in più non ci sarà. Auspichiamo che lui rinforzi il commissariato con persone che vengono da fuori e questo non potrebbe che farci piacere. Basterebbe spostare alcuni poliziotti che stanno già sul territorio in uffici magari un po' sovradimensionati per la Polfer e far vivere un presidio che sappiamo per l'intero territorio è strategico. Secondo lei c'è qualche speranza dopo questa posizione irremovibile di Gabrielli? Quando loro decidono è difficile poi contraddirli. Comunque, noi stiamo insistendo in questa idea, sia perché comunque, se oggi si chiude non è detto che domani si possa riaprire, perché alcuni esponenti politici ritengono strategico questo ufficio e allora noi confidiamo nella loro opera di convincimento sia nei confronti del capo della polizia che del governo. A firmare non solo cittadini, ma anche amministratori comunali.